seguiamo il commissario Saligari in Valchiavenna per un altro caso ad alta quota, alla scoperta delle Alpi, dei suoi sentieri e soprattutto disterrati dalla delittuosa bellezza. L'importante è non farsi distrarre dall'insidioso fascino della natura selvaggia. L'alta quota può fare brutti scherzi. L'ossigenazione ridotta rispetto alla pianura altera le percezioni e crea pericolose illusioni. Dopo anni di asfalto ho scelto le gravel per risolvere casi fuori dal comune. Elia, siamo nel tuo territorio, nella tua terra, e dove esattamente? Siamo all'Alpe Motta, a 1750 metri, dove passerà il percorso della Gravel Marathon. Quanti percorsi sono previsti? Ci sono tre percorsi, il corto da 80 km, il medio da 100 e il lungo da 120. E ricordiamo anche che il percorso medio, quello di 100 km, sarà anche il campionato nazionale AXI. Esatto. Ho studiato bene. Questo è un territorio che io conoscevo, Elia, soprattutto per la bici da strada, ma si può fare veramente tutto. Sì, si può percorrere in mountain bike, ci sono anche delle piste di downhill servite da un nuovo via. Sono Elia un po' al limite con queste gomme, perché questo è un tratto di sterrato abbastanza bello, ma se dovesse esserci uno sterrato più impegnativo, chiaramente lo si vede proprio visivamente la differenza delle nostre gomme. Tu sei in mountain bike e hai più vantaggi, non solo quello della gomma. Ho le gomme più larghe e un ammortizzatore anteriore che mi avvantaggerà un po' sui percorsi, diciamo, più tecnici. C'è l'imbarazzo della scelta sui percorsi, perché come abbiamo detto 80 km, 100 e 120, no? I tre percorsi. Esatto, io mi sento di consigliare per chi non è più che esperto i primi due, quindi quello da 80 e quello da 100. E invece per chi volesse veramente togliersi la voglia, ma ne ha le capacità per farlo, consigli anche il lungo. Poi ho saputo che stai studiando per diventare guida alpina. Quindi chi meglio di te può dare qualche consiglio? Perché insomma, in alta montagna non è come pedalare in pianura. No, in alta montagna possiamo avere un po' di problemi col tempo, quindi prendere freddo, magari delle piogge improvvise, e quindi consiglio sempre di portare un keyway e del cibo e dell'acqua. E non è sempre detto che si riesce a trovare la fontana per riempire la borraccia. Che questo è un buon consiglio per tutti, anche volendo per chi cammina in montagna. Sì. Quando si pedala in montagna e in posti remoti, ricordatevi di avere sempre un abbigliamento vistoso, un keyway in tasca, perché il tempo può cambiare repentinamente, e cosa fondamentale per la vostra sicurezza, possibilmente pedalate in compagnia. Giusto sottolinearlo, sempre, soprattutto quando si fanno le strade asfaltate, luce anteriore bianca, luce posteriore rossa, che questo aiuta ad essere visti. Ma poi so anche, Elia, che anche voi, il vostro territorio, strizza l'occhio alla sicurezza. Eh sì,
facciamo questa iniziativa che si chiama Spluga da Capogiro, che tiene chiusa la strada tra Campodolcino e Pianazzo la domenica dalle 8 alle 12. Spluga da Capogiro. Esatto. Bellissimo nome. Salutiamo il paesaggio dopo averne conquistato il punto di vista migliore. Abbiamo scoperto scorci in dimensioni che nemmeno pensavamo potessero esistere. Del resto, ogni indagine nasconde sia qualcosa di filosofico che di scientifico, perché gli indizi da soli non vogliono dire nulla se a captarli non è lo sguardo fiero e attento di un esperto, come il nostro commissario. L'avventura ad alta quota si è conclusa. Non resta che prepararsi ai prossimi scottanti casi del commissario.